Eccoci qua di nuovo in bici finalmente. Allora, un breve aggiornamento. Ho dovuto fare un 2 settimane di pausa tra una roba e l'altra. Dicevo, nel mentre sono arrivato alla partenza, di cui 2 uscite nell'ultima settimana con gli SP di Lettacchette. Vediamo oggi come va, se il feeling è un po' migliorato. Ho fatto un'uscita qua su Roans con il local de local Ciccio Roans e non è andata bene, quindi dopo proviamo oggi, vediamo com'è. Il giro di domenica era su sentieri facili, ho imparato un po' ad agganciarli meglio anche sul trail e su tutto, quindi ho detto boh, usciamo oggi in pausa pranzo al volo e vediamo come va. Sempre ovviamente nelle ore più calde, 12:29, ora facciamo un Roans di riscaldo, se di riscaldo si può dire, e poi vediamo come va. Quindi adesso siamo direttamente in discesa e vediamo com'è questo Roans con le tacchette. Questo pezzo è fantastico perché non si salta nulla, si resta veramente super attaccati. Piano piano, Uop. Beh dai, è anche abbastanza asciutto. Niente, il pezzo centrale qua non è ancora nelle mie corde. Ok, qua sì, momento che posso prendere il taglio, qua non lo prendiamo, però lo facciamo tutto. Sembra decisamente migliore il feeling adesso con le tacchette. Qua op, saltiamo il saltino. Ok, ok, non male. Adesso iniziamo la seconda parte, le trincee, e vediamo com'è. Siamo anche venuti a tagliare un alberello con Ciccio Roans qua, che mi ha fatto cadere più di una volta. Ok, madonna, ho già malissimo alle gambe, siamo a metà. Questo ancora sempre paura a copiarlo, e qua è sempre da stare all'occhio perché non è finita, soprattutto qua. Madonna che mi parte l'anteriore. Allora, commento a caldo in diretta, figata, finalmente inizio a ritornare sul feeling che avevo con i pedali flat, quindi gran figata, inizio veramente a godermela. Si può spingere ancora, secondo me, un po' di più, però non voglio rischiare perché poi ho dei lavori questa settimana e quindi non posso assolutamente farmi male. Come da prassi, ho beccato sempre un Roser in termine tecnico, quindi spina go go, però figata, gran feeling. Adesso parto e ritorno su, vediamo e vediamo se farci un Budel, ma è fighissimo come trail, però volevo provare a fare un qualcosina di più lungo, quindi penso di arrivare fin su al Cargador, ma adesso vediamo mentre salgo cosa mi dicono le gambe e soprattutto l'orologio. Ecco, allora ho deciso di farmi un po' di salitella, quindi ho passato il Cargador e adesso sono qua alla partenza del By the Pickle, quindi arriveremo a Pian de Staul e poi giù. Adesso recupero un secondo fiato, sono su a bomba senza mettere mai giù i piedi, però mi sono preso delle ortiche sulla mano, e poi durante la discesa capisco se fare una pausetta a Pian de Staul o se continuare tutto. Secondo me farò una pausa anche a metà del trail, però vediamo. Praticamente non posso neanche respirare perché è pieno di insetti che mi stavano divorando.
e quindi tocca partire immediatamente. Pensate che questo è stato il trail dove ho imparato a guidare, cioè non ho mai imparato, però è stato sempre il mio preferito, il più enduristico, e farlo con gli attacchi, con gli agganci, senza mai poter mettere fuori il piedino, è stranissimo. Eccolo qua il primo rilancino, il secondo. L'obiettivo da qua in avanti è non pedalare mai. Qua il trail è completamente sparito dalla vegetazione. Che figata, scusate se non parlo molto, ma sono concentrato a sopravvivere. Mi sono fermato a metà trail perché la GoPro ha fatto le bizze, quindi non registrava più. La GoPro oggi non vuole andare, è la quarta volta che tento di registrare. Comunque sono arrivato qua a Pian de Staul, non faccio la discesa di là perché è ancora più piena di rami e tutto, quindi mi faccio un trasferimento e che porta giù a Casera Porta, e poi ci facciamo un budel basso, che è una vita che non lo faccio, non l'ho mai fatto con le tacchette. E qua parte il trasferimento, vediamo com'è. Vedo tanta erba tanto alta, ho come l'impressione che mi pentirò di averlo fatto. Madonna che roba, solitamente lo facciamo in autunno o in primavera che non c'è neanche erba, e andiamo diretti a prendere il trail qua. Questo è tutto a sassi. Ok, pianino che qua è pieno di spine. Spine, aia. Terribile, spine, rami. Adesso facciamo il budel basso, giusto con calma. So che anche a te ti dispiace, Siri. Anche qua spine. Ortiche, qua c'è passata gente però, guarda ortiche, spine ortiche. Qua tra l'altro da qualche parte in tempi non sospetti dovrebbe anche essere caduto il povero Matteo, detto che ha fatto un volo sabato bello tosto. Ok, tutto pezzo di compressioni, mortale qua, da andare veramente piano. Discesa, curva, e qua siamo in strada. Con la seconda parte, meglio non pompare e andare safety. Pian pianino, safety. Qua bisogna pompare un po', se no bisogna pedalare, e tutta questa parte veloce devo ricordarmi di non andare troppo, che qua è dove ho fatto il dritto. Ok, ripidello. Che figata! Ok, ultima! Yes! Fatto tutto agganciato, guidato un po' male, ma un po' rigidello più del solito. Allora, spero si sia registrata la parte del budel, quindi che abbiate visto. Anything else?
fatto tutto sempre agganciato, tutto di fila senza pause, anche la parte bassa, e figo, non sicuramente una run veloce quant'altro, ho fatto una run safety, sono riuscito a spingere tanto di più sicuramente delle prime volte, delle ultime, come se finalmente mi fossi abituato a questi benedetti agganci agli SPD, finalmente riprendo a divertirmi, c'è del feeling, quindi finalmente sto tornando a divertirmi, a non girare con l'angoscia e l'ansia. Faccio il trasferimento di là, vedo che ore sono, però in realtà sono stato anche abbastanza poco, quindi riesco a, prima di tornare al lavoro, forse riesco a fare un'altra discesa easy su al Col Fiorito. Allora, breve aneddoto, ho appena fatto il taglio per sala, sono con tutta la vegetazione, boh, ho sbagliato un po' lì, non lo so cosa ho fatto. Insomma, arrivo a un certo punto, sento splot, acqua sulle gambe, vabbè, ho preso una pozzanghera. E arrivo giù per bere e non c'era più la borraccia, sono tornato indietro a prenderla e penso di avergliene, di aver preso qualcosa di strano, qualche sasso, e la borraccia è completamente saltata fuori dalla sede. Allora, sono al bivio per Col Fiorito, ma dato che ho perso un quarto d'ora per tornare a prendere la borraccia e ritrovarla, inoltre mi sono anche ricordato che sull'ultimo pezzo del trail qua di Col Fiorito, l'ultima volta mi sono aperto un braccio per via di spine in mezzo al trail, ho detto torno, vado diretto a casa, mi lavo e poi si torna al lavoro diretti. Stavo pensando per i prossimi video di fare... Volevo fare, portarvi con me a uno shooting, magari di bici, se vi fa piacere, oppure di fare una lezione di guida con un local pro rider. Quindi se magari mi fate sapere sotto nei commenti se preferite o prima lo shooting o prima la lezione con il pro rider, io vedo di organizzare o uno o l'altro. Nel mentre comunque ho in programma di uscire penso questa la prossima settimana e fare qualche uscita sui trail della Gordino. Quindi fatemi sapere qua sotto nei commenti se preferite innanzitutto prima l'uscita o un photoshoot con il rider o una mini lezione di guida da beginner, qualche dritta con un pro local rider. Bene, quindi ci vediamo direttamente nel prossimo video.